E bella a tutti ragazzi, sono Gil Braga, sono qui oggi tornato a portare un video che secondo me interesserà sicuramente a voi, soprattutto a voi che state facendo magari Road to Dark Matter. Raga, cosa vi porto oggi? Come avrete detto dal titolo, oggi vi porto dei consigli che potete utilizzare per cercare di fare il più velocemente possibile i sanguinari per il cecchino. Faccio questo video perché so che questa sfida qua sta facendo faticare veramente tanti di voi e tanti in generale nella community di COD. Infatti oggi, prima di partire, vi faccio vedere la classe che secondo me è la migliore per fare i sanguinari col paladin, e poi successivamente vi spiegherò anche il perché, ma quello ve lo spiegherò mentre saremo in partita. Prima di partire vi ricordo anche di lasciare un bel commentino su cosa volete che io vi porti nel prossimo video, se così possiamo chiamarli, ovvero i video tutorial in cui vi aiuto a fare e superare alcune sfide all'interno del gioco. Un bel commentino. E altra cosa, lasciate un bel like, cerchiamo di arrivare a 50. Oggi, visto che porto un video importante, lo faccio in privata perché voglio che vi concentrate più su quello che dico che su quello che faccio. Quello che faccio è semplicemente un sottofondo in cui giocherò col cecchino contro i bot in privata, tranquillissimo. Solitamente i video tutorial tendo... Oh madonna, quanto è alto il volume. Solitamente i video tutorial tendo a farli su contro i bot perché voglio che vi concentrate veramente su quello che dico. Oggi vi farò un elenco, un breve elenco, perché i consigli non sono tanti, perché non ne servono tanti, su come fare appunto i sanguinari col cecchino. Adesso vi spiegherò il paladin e poi mentre gioco col paladin sempre vi spiego anche un po' gli altri cecchini, cosa ho fatto io. Allora, come vedete, io il paladin ce l'ho già oro, perché i sanguinari li ho fatti, ma il bello è che li ho fatti senza nemmeno accorgermene, quindi non è che io ho utilizzato delle vere e proprie strategie col paladin. Con gli altri invece un po' più di fatica ce l'ho fatta. Torco ucciso. Mamma mia, oh, Fates Pamage. Il primo consiglio che vi posso dare è, come è successo a me, di non dare tanto peso alla sfida, e quindi non giocare per fare i sanguinari, ma giocare col cecchino. Prima cosa per fare i sanguinari è imparare a usare il cecchino. Se volete, io ho fatto un video su come imparare a utilizzare il cecchino, lo troverete sicuramente nei video scorsi. L'ho caricato pare 2 settimane fa, non tanto tempo fa. E di lì inizierete a imparare a giocare col cecchino, perché i sanguinari, ovvio che se volete farli proprio solo ed esclusivamente per la Dark Matter, e quindi i cecchini non li utilizzerete mai, ma volete proprio solo fare le mimetiche, allora questo primo punto non vi riguarda. Ma direi che il cecchino comunque è una bella cosa da utilizzare, quindi non vedo perché non imparare. Devo solo abbassare la grafica perché sennò mi frame lagga un po'. Ok, tutto risolto. Come vi stavo dicendo, prima imparate ad usare il cecchino e poi successivamente la sfida è talmente facile, i sanguinari col cecchino sono talmente facili che ve li farete senza accorgervene. E quello è il bello. Io i sanguinari col paladin sono arrivato che volevo fare il paladin oro, mi sono accorto che l'avevo già fatto. Cioè, avevo già fatto quella sfida lì, poi le altre, le restanti, non mi ricordo nemmeno quali fossero. Comunque avevo già fatto tutti i sanguinari, quindi l'ho fatto senza accorgermene. Quindi per il paladin, almeno che è un cecchino che raramente fight marker quelle robe lì, dovrebbe essere abbastanza facile. Comunque il consiglio che posso darvi io è: la classe, quella che vi ho fatto vedere, è la migliore secondo me, perché è una classe che vi permette di non fare mai, e dico mai, hit marker, perché usando i due grossi calibri, contando che il paladin ha 14 di danno, ovvero 140 più 1 per ogni grosso calibro, arriva un 160 di danno, e difficilmente la gente ha più di 150, a meno che non abbia scudi o il boost del crash. Quindi il paladin non fa veramente mai hit marker, quindi nel caso in cui prendeste un nemico, difficilmente non lo uccidereste. Il consiglio più grande che vi posso dare è, oltre alla classe, quindi gli equipaggiamenti e mirine e le robe lì, di mettervi un fantasma. Se non siete pratici di usare il cecchino, vi consiglio di campericchiarvela un po', utilizzare un fantasma, perché il fantasma non permette agli avversari di vedervi nel momento in cui utilizzano un UAV, che spesso in parità c'è, e quindi nel caso in cui voi foste invisibili ai nemici sareste sicuramente
favoriti, quindi avreste più occasioni per ucciderlo. Il fatto che vi consigli anche i grossi calibri non è casuale, perché nel caso in cui voi camperaste e foste lontani dai nemici, già solo il fatto di riuscire a killarli nel momento in cui lo prendete per la prima volta è sicuramente un fattore positivo. Sai, mi faccio uccidere così, gioco col cecchino, eh? Uccidimi, fra. L'unico modo per morire è così. Altro punto è utilizzare lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore è quello che vi permette di mantenere il respiro il più lungo possibile. Quindi nel momento in cui siete lontani, ad esempio siete camperati qua perché volete fare i sanguinari, vedete che c'è gente che spawna laggiù, vi mettete qua con lo stabilizzatore, vedete che oscilla molto di meno l'arma. Provate a utilizzare il Paladin senza stabilizzatore e poi lo provate con stabilizzatore, vedete la netta differenza. Quindi sicuramente per fare le kill questo è un vantaggio più che utile. Poi, altro consiglio, non giocate nelle modalità dove ci sono i tryharder. Quali sono le modalità dove ci sono più tryharder? Solitamente sono le modalità dove si livella più facilmente, quindi uccisione confermata, postazione, dominio e quelle modalità lì, che sono le modalità in cui la gente solitamente è più forte. Quindi farle su quelle modalità lì è come sempre, come ogni sfida, è più difficile. Salvo alcune sfide che magari sono più facili da fare su dominio e quelle modalità lì, ma sono casi particolari. Quindi, come vi ho detto, provate a giocare su Deathmatch, che è la modalità dove solitamente ci sono le persone leggermente più scarse e quindi avrete più facilità nel fare le sfide. Altra cosa importante, per fare i sanguinari richiede solo che voi... Ecco, la sfida non richiede di fare un sanguinario, quindi 5 kill di fila le prime 5, ma semplicemente di fare 5 kill di fila. Quindi se voi fate 3 kill di cecchino, poi ne fate una di pistola e poi ne fate di nuovo 2 col cecchino, la sfida ve la conterà giusta. Quindi nel momento in cui siete magari a 3 di fila e vedete che siete in un'occasione un po' più dura, quindi avete bisogno di utilizzare la pistola, utilizzatela pure. Non è che dovete fare per forza 5 kill di fila con il cecchino. Può sembrare una cazzata, ma in realtà vi aiuta veramente veramente tanto come cosa, perché nel momento in cui siete in difficoltà la pistola può aiutarvi. O magari se vedete che non riuscite a fare i sanguinari aiutandovi con la pistola, fateli magari con... utilizzate un'arma secondaria, cioè un'arma primaria come arma secondaria. Quindi, che ne so, vedete che siete in un'occasione un po' più restrittiva, quindi siete ad esempio qua dentro, avete il cecchino, magari trovate un'arma, la raccogliete, uccidete qualche persona qua dentro, poi scappate via e provate a fare le kill di cecchino. Tu muori, c'ho il cane che mi rincorre, figa, oh. Quindi non preoccupatevi del fatto di fare kill anche con altre armi. Stessa cosa vale per le Strix. Se, quali sono le Strix che vi possono aiutare? Secondo me le migliori sono UAV e contro UAV. UAV perché? Nel caso in cui vedeste voi che con uno con il UAV arriva di lì, poi state lì con la mira fissa, appena esce, PAM! Se vedete che uno sta arrivando di qua, o magari se vedete che qua ce ne sono tre, scappate, perché non è che siete pamage e ne uccidete tre con il cecchino. Scappate, vi sistemate in una posizione vantaggiosa e poi li killate. Di qua, che ne so, vi mettete qua, dietro la macchinina, PAM! E lo killate. Bisogna anche essere intelligenti per fare i sanguinari col cecchino. E tu, agata pischialo. Ora passiamo agli specialisti migliori per fare i sanguinari, secondo me. Allora, quelli che vi consiglio di più sono Ajax, perché le Nine Bang vi aiutano un botto a stordire i nemici e successivamente killarli più facilmente. Ovviamente il... non mi ricordo come si chiami quello per il Tempest, non mi viene il nome adesso. Comunque quello per il Tempest che c'ha la mina Seeker, che è sicuramente quello che sto utilizzando adesso. Mi viene Seraph, ma in realtà Seraph è quello con l'Annihilator, mi pare. Adesso non vorrei dire cazzate, ma mi pare di sì. Che sicuramente la mina Seeker vi aiuta un botto a stordire, a neutralizzare i nemici e successivamente a killarli più facilmente. Quindi è sicuramente un aiuto ottimo. E poi, come ultimo, direi il Recon. Recon perché vi permette di utilizzare, sapere sempre con il sensore che a lui avrete sempre conoscenza del posto in cui si ritrovano i nemici. Quindi è una cosa utilissima. E successivamente anche con Vision Pulse, quindi impulso visivo, avrete
la visione di tutti dove sono i nemici. Quindi per una cosa il cecchino è una delle cose migliori che si possa avere. Per quanto riguarda invece gli altri cecchini, direi che per l'outlaw è meglio farli o con la mod operatore, e quindi magari farli in nucleo, quindi normale. La mod operatore, per chi non lo sapesse, vi permette di avere un colpo triplo, quindi farete molti, dico molti, meno hit marker. Oppure quello che consiglio è magari fare gruppo con i vostri amici e andare su veterano, sempre aiutarvi con la pistolina, e sicuramente non vi risulterà difficile, perché non vi risulterà difficile, fidatevi del gibbone. Anche lì su veterano vi mettete con UAV e contro, e sicuramente avrete un grossissimo vantaggio. Se poi lo fate magari in gruppo con i vostri amici, vi risulterà tutto più facile. Poi come vedete, tipo il Paladin non fa mai hit marker, il Koshka, come sicuramente saprete già, dovete utilizzarlo col grosso calibro, perché sennò fa veramente anche lui tanti hit marker. Col grosso calibro più o meno fa, diciamo, 2 hit marker su 10 colpi, non di più. Questo Nesk non so come mai non mi sia entrato. Comunque, col Koshka, solito discorso dell'outlaw e delle cose, se vedete che fate poi tanti hit marker anche con il, che col grosso calibro, vi conviene andare su veterano. Però veterano fa veramente incazzare, trovo. Se vi piace giocare veterano, bene, se no direi che le sfide è sempre meglio farle su nucleo, perché veterano fa veramente, veramente innervosire, trovo. Poi, oh, magari siete gente che gioca veramente 24/7 su veterano, quindi vi risulta normale. A me non risulta tanto normale, perché non sono un amante di veterano e raramente lo gioco. Comunque, vedete, fa veramente, veramente pochi... Ola! Lo stavo proprio dicendo. Fa veramente, veramente pochi hitmark il Paladin. Hitmark. Niente, raga, io direi che questo video si può concludere qua. Spero che vi sia stato utile e che mi lasciate un commento in cui mi dite che mimetica avete oro per quanto riguarda i cecchini, ma anche per le altre armi. E niente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. E niente, raga, ci becchiamo direttamente al prossimo video.